La lunga trattativa per portare Arkadiusz Milik alla Roma sembra vicina alla chiusura. L'attaccante polacco ha a lungo temporeggiato in attesa di una chiamata dalla Juventus, ma ora potrebbe decidere di sposare la causa giallorossa. Roma e Napoli sono pronte a firmare un affare che accontenta tutti, regalando ciò che ognuno vuole: un bomber a Trigoria e un'onorevole dose di cash a Castelvolturno. La cifra che i giallorossi sono pronti a sborsare per il polacco, in scadenza di contratto nel 2021, è di 25 milioni di euro, bonus compresi. Il futuro di Cengiz Under alla Roma è sempre più incerto e secondo il tabloid inglese The Sun, il Leicester starebbe molto interessato al giovane talento turco. Stando a quanto riportato dalla testata, le Foxes sarebbero infatti pronte ad offrire 25 milioni di euro, circa 23 milioni di sterline. Ma il Leicester non è l'unico club di Premier League ad aver messo gli occhi sull'attaccante giallorosso. Anche il Manchester United si era mostrato interessato, mentre il Newcastle lo avrebbe voluto in prestito. Edinson Cavani si è fatto avanti e si è candidato come prossimo centravanti del Barcellona. Secondo Sport, solo nell'ultima settimana il 33enne attualmente svincolato avrebbe chiamato i catalani due volte per proporsi. È cosa nota che il club blaugrana sia alla ricerca di un attaccante in vista di una possibile partenza di Luis Suarez. Cavani non è mai stato una priorità, ma viste le difficoltà soprattutto economiche per arrivare all'interista Lautaro, l'uruguaiano potrebbe essere una valida alternativa. Il Barça infatti non dovrebbe pagare alcun cartellino e con un contratto di breve durata, magari biennale, il tecnico Koeman potrebbe contare sul Matador in attesa di accogliere Lautaro al Camp Nou. Il Barcellona punta a Mohamed Salah. L'attaccante, autore di una tripletta al Leeds nel 4-3 con cui il Liverpool ha esordito in Premier League, sarebbe in cima alla lista dei desideri di Ronald Koeman. Secondo il Sunday Express, il neotecnico del Barcellona avrebbe individuato nel calciatore egiziano l'uomo giusto per rilanciare le ambizioni dei Blaugrana.